Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video aggiornamento e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi aggiornamento settimanale e niente male ragazzi, questa settimana non è niente male. Iniziamo dalla Roosevelt regà, come vico del podio del casino, e vi invito anche a prendere sempre le chips. E se volete vincere il veicolo raga, dovete fare il glitch della ruota che lo trovate sul canale. A sto punto ci teleportiamo ragazzi direttamente da LS Auto Raduno, dove troviamo la Spectre. Bisogna arrivare tra i primi due volte di fila nella settimana ragazzi, nella categoria gare clandestine. A questo punto andiamo a vedere il veicolo di AO esclusiva next gen raga, e ci presentano la Arbiter, soliti veicoli che ci fanno girare continuamente. Se non sbaglio ragazzi, oggi è uscito anche un nuovo colore camaleonte, fatemi sapere nei commenti se non ho detto una cazzata. E raga, l'ho detta proprio perché nella macchina che vi sto facendo vedere, la Tempesta, c'è questo colore e io questo colore non me lo ricordo, quindi penso sia un colore nuovo che è uscito oggi con l'aggiornamento. Poi abbiamo ragazzi questi due veicoli e ci ripropongono per la centesima volta la Vectre. A questo punto possiamo uscire da LS e possiamo teleportarci ragazzi dagli showroom, dove troviamo ragazzi questo veicolo storico che adesso vi faccio vedere, la Entity XXR ragazzi. Un gran veicolo, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Dopodiché ci fracassiamo le wallere ragazzi con la X80 Proto. Questo veicolo va forte, non tiene niente. Se lo volete comprare per collezione fatelo, se invece lo volete comprare per gareggiare non fatelo ragazzi, fa pena. A questo punto ci dirigiamo da Simeon, dove regà questa settimana c'è lo schifo, perché se entriamo all'interno di questo posto non c'è nulla di interessante. Abbiamo qualche veicolo corazzato vecchio anni luce e ci presentano di nuovo la Italy GTB raga, che penso sia uno dei miglior veicoli qua dentro. Comunque sia, sono sempre vecchi veicoli ormai visti e stra rivisti ragazzi. A questo punto potremmo iniziare a parlare di cose serie. Questa settimana ragazzi, settimana bomba per il CEO, perché abbiamo tutta la roba del CEO della Sicuro Server raga scontata, le vendite con gli RP doppi, le esportazioni con gli RP doppi. Raga, questa settimana col CEO si fanno un sacco di soldi. Ci saranno anche raga le casse con gli RP doppi, quindi un sacco di RP facendo le casse, perché se non sbaglio parliamo di 4.000-5.000 RP a cassa con gli RP doppi. Sono veramente tanti RP raga. Io ne approfitterei, se avete iniziato adesso a giocare col Game Pass, visto che l'hanno aggiunto il gioco col Game Pass ed è gratis raga, è una cosa fuori dal comune. Quindi approfittatene questa settimana, perché non so quando ricapiteranno tutte queste cose sul CEO, sulle vendite, sulle esportazioni eccetera eccetera. Raga, un'altra notizia bomba, vedrò di portarvelo magari in giornata. Se avete mai fatto il glitch degli RP dell'arena, questo è il momento giusto per farlo, perché con gli RP doppi raga salirete veramente in una maniera allucinante. Parlo del glitch, quello che si fa con la Easy, cercando di fare sempre il tempo migliore. Io però vi direi di non fare neanche troppo abuso. Per quale motivo? Perché se siete duplicatori di Easy raga, poi la Easy andrà svalutata, perché vincendo quelle gare, facendo tante gare dell'arena raga, purtroppo poi andremo a prendere degli sconti che ci permetteranno di valutare la Easy meno, e quindi non ne vale più la pena. Vedete voi se farlo o meno. Non abbiamo nessun'altra attività con gli RP doppi o tripli. Se sbaglio qualcosa fatemelo sapere nei commenti. E niente raga, a questo punto passiamo alle gare a tempo, dove quella ragazzi con la RC Bandito si trova in questa posizione su tutte le piattaforme. Dopodiché raga avremo quella della bicicletta su tutte le piattaforme, si trova in questa posizione. Dopodiché quella esclusiva next gen, quindi quella di AO, raga in quest'alta posizione. E giù in fondo all'aeroporto troveremo quella per tutti, la gara a tempo normale. Evento della settimana raga, dobbiamo completare una missione sul carico speciale e vinceremo il pigiama.
E invece, completando le esportazioni merci, raga, andremo a sbloccare questa livrea. A questo punto, raga, lasciate un like, lasciate un commento se vi è piaciuto il video, sostenete il canale, abbonatevi se ne avete voglia. E alla prossima, bella, raga. Sbada bam.